Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi una piccola recensione di un libro che mi è capitato di comprare qualche settimana fa per la mia ragazza e che si chiama Loki e il drago del lago Gerundo. Il lago Gerundo, a quanto pare, non sapevo questa storia, era un gigantesco lago che doveva occupare buona parte della Lombardia, chissà quanti secoli addietro, e che poi è scomparso con, presumibilmente, sempre che sia esistito, con i cambiamenti geologici del tempo. E questa storia ha proprio al centro il mitologico drago che si trovava, pare si trovasse, al fondo di questo lago, il drago Tarantasio. Poi sterminato da non mi ricordo quale santo o una roba del genere. Comunque sì, c'è la storia di un papa o di un santo che ha ammazzato sto drago. L'autore di questo libro si chiama Federico Paccani e l'ho acquistato alla mia ragazza semplicemente perché lei, essendo una fan della figura mitologica di Loki, ha provato, ha voluto provare questo libro. Io l'ho fatto come regalo e abbiamo letto il libro insieme, a dirla tutta, e nel corso di tipo 2 giorni soltanto, leggendo per un paio di ore al giorno, perché in realtà il libro è molto breve, sono una circa 150 pagine in un formato in cui effettivamente tutto quello che è scritto all'interno è abbastanza grande, quindi lo si legge in scioltezza. E se non bastasse la forma a rendere agile il libro, anche il contenuto in realtà è un singolo evento, un singolo macro evento che si dipana dall'inizio alla fine, quindi c'è questa situazione che va a cominciare e a risolversi nel corso di tutto quanto il libro. Ci sono vari episodi o capitoli in cui tutto si ferma per mandare avanti un'altra trama. La trama è unica, c'è questo macro evento che è per l'appunto il dio Loki, che a un certo punto della storia appare per reclutare 3 ragazzini. I protagonisti della storia infatti sono 3 ragazzini di 11 anni che si ritrovano a dover scartabellare una stranissima mappa del tesoro molto particolare, che appunto ha come riferimento in realtà le coste del lago scomparso da chissà quante ere geologiche, e che trovano 3 rune incise in uno dei punti segnati sulla mappa. Da questo momento in poi succedono delle robe bruttissime, perché i ragazzi rischiano quasi di morire, ma vengono soccorsi in qualche modo, probabilmente da Loki, che li recluta per una grande avventura: utilizzare quelle rune, che ovviamente sono magiche, per andare a sconfiggere il drago Tarantasio, che in realtà Tarantasio non è, ma un altro nome mitologico che mi sa, è meglio mi fermo qui, che altrimenti è forse troppo spoiler, anche se lo si scopre nelle prime 20 pagine del libro, però mi fermo qui. La storia si va a dipanare in modo che Loki, che è comunque Loki, anche se è una versione un po' più supereroistica ed edulcorata, è comunque lui e impara insieme ai ragazzi alcuni valori importanti, come l'amicizia, come l'essere aperti verso il prossimo e di come l'avarizia e i cattivi sentimenti siano semplicemente dannosi e inutili. La storia è quindi abbastanza breve, non scevra di colpi di scena, specie quello finale, che è davvero a metà fra il triste, il simpatico e l'emozionante, e non dico nient'altro ovviamente per non fare spoiler, e il tutto si struttura come una fiaba, è una classicissima fiaba. Intendo letteralmente come struttura della fiaba a livello narrativo. Un inizio, uno svolgimento, una fine con colpi di scena, aiutanti magici, un antagonista finale, la morale anche finale per così dire. Quindi il tutto si va a svolgere in modo molto rapido, in modo molto snello, e ovviamente il tutto ha un bel, diciamo, finale conciliativo in qualche modo, con degli accenni che in realtà sono agrodolci, diciamo così. Ma di per sé il libro è molto semplice. Se andate a vedere tipo sulla Mondadori, consigliano il libro dei 12 anni in su, e probabilmente io non metterei in su. Di base è una storia bellissima per preadolescenti, ci sta che dai 10 ai 15 anni questo libro venga letto, perché di per sé è una favola, con una fiaba con buoni sentimenti, con dei protagonisti molto piccoli, molto giovani, che non crescono, non è come magari in Harry Potter o Percy Jackson, che sono saghe in cui il protagonista parte a
12 anni e arriva fino ai 19 anni, no, qui rimangono 11 anni perché tutto avviene nel giro di pochissime ore, di pochi giorni, quindi io direi che questa fiaba, questa piccola storiella è consigliata per un pubblico giovanissimo, anche perché non ci sono particolari velleità narrative, è tutto molto diretto, è tutto molto semplice, ci sono un po' di superpoteri, c'è, ripeto, una buona morale, tanti buoni sentimenti, dei ragazzini che ricoprono stereotipi fissi fra il tizio duro e silenzioso, il secchione e la ragazza avventuriera, che pare un po' The Promised Neverland effettivamente a dirla così. Quindi è un buon passatempo, forse sono un po' troppo vecchio per questi libri effettivamente, però è stata una lettura abbastanza godibile. L'unico neo che posso trovare effettivamente è che nella forma non è che sia proprio il massimo, nella scrittura ci sono alcuni errori che magari andrebbero rivisti, anche alcune ripetizioni di parole che forse non sono state eliminate nella correzione finale, perché se ci sono articoli che fanno riferimento al maschile subito dopo articoli al femminile, quindi probabilmente un termine che è stato cambiato, però le correzioni sono state fatte magari a livello automatico con la sola parola incriminata senza cancellare gli articoli, quindi ci sono degli errori, delle sviste che non sono gravissime proprio a livello strutturale, ma che si notano. Poi a livello sintattico, qualche frase un po' costruita male, io devo ammettere che c'è. Il tutto però non va a influire tantissimo sul mood generale della storia. Ripeto, non è un'opera che vuole essere il nuovo Signore degli Anelli, è secondo me indirizzabile principalmente a un pubblico giovanissimo o a chi, come me e la mia ragazza, voleva divertirsi con una storia mitologica per un po' di tempo. 150 pagine scorrono in frettissima, quindi se volete un piccolo divertimento mitologico, io ve lo consiglio caldamente, vi metto anche il link in descrizione. Io chiudo qui il video perché in realtà non c'è molto altro da dire ed è per questo che non ho messo i miti mediatici, perché il video e il libro è di per sé brevissimo. Se dicessi altre cose sarebbero totalmente spoiler, quindi preferisco lasciare questo vlog del sabato di pochissimi minuti e lasciare a voi il pensiero se recuperare o meno il libro. Vi ripeto che in descrizione trovate il link con affiliazione Amazon, per ogni acquisto che fate mi arriva a mezzo centesimo. Quindi detto questo, io vi auguro un buon weekend e ci vediamo forse settimana prossima, che io teoricamente sarei fuori casa adesso, quindi non so se riesco a fare un video o meno per settimana prossima, ma ci vediamo settimana prossima. Nel frattempo vi ricordo che il canale Twitch sta per avviarsi, quindi io vi lascio il link in descrizione, andate a mettere il follow lì perché così saprete quando inizieranno le trasmissioni, anche se farò poi degli avvisi appositi sulle pagine social. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bye.